Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Meriodeto. Oggi vedremo come diventare un Epic Partner attraverso l'iniziativa Supporta un creatore. Basta andare su questa pagina di Epic Games. Se avete difficoltà a trovarla, basta tramite un qualsiasi motore di ricerca con le parole chiave Supporta un creatore. Vi troverete su questa pagina. Importantissima come prima cosa fare l'accesso al sito. Una volta entrati sul sito vediamo un poco che cos'è questo programma Supporta un creatore. Qui troverete tutti i dettagli di questa iniziativa. Io ve la vado a riassumere brevemente. In poche parole, questo programma Supporta un creatore vi permette di guadagnare qualcosina attraverso il vostro utilizzo dei contenuti Epic. Nel mio caso utilizzerò principalmente Fortnite, ma questo vale anche per Rocket League o altri titoli di Epic. Importante, andiamo a vedere i requisiti per partecipare. Cosa importante, servono almeno 1000 iscritti su una delle seguenti piattaforme. Io sicuramente utilizzerò quella di YouTube, però c'è anche la possibilità di mettere anche altre piattaforme. Ok, per altre informazioni potete vedere sempre su questa pagina. Invece noi andiamo direttamente a fare la domanda. Va fatta lì la verifica dell'account Epic. Io probabilmente in precedenza già ho fatto questa operazione. È importante abilitare l'autenticazione a due fattori. Quindi lo faccio un attimo e poi proseguiamo. Ok ragazzi, fatta l'abilitazione a due fattori, adesso possiamo proseguire con l'iscrizione. Qua naturalmente bisogna accettare tutto. Ok. Ok, per controllare la vostra idoneità all'iscrizione dobbiamo caricare il nostro canale YouTube, quindi andiamo a prenderci l'indirizzo di YouTube. Ok, abbiamo inserito l'indirizzo di YouTube, andiamo anche a controllare se è l'indirizzo giusto, infatti. Ok, corrisponde al mio canale e adesso possiamo inserire il nostro codice creatore desiderato. Utilizzerò il mio stesso nick che utilizzo su Epic, quindi mario.dedo, e faccio avanti. Ok, adesso bisogna creare un proprio profilo naturalmente per ricevere il pagamento. Io sono una persona, quindi non un'azienda, e metterò personale. E adesso inserirò i miei dati per il pagamento e ci vediamo tra poco. Ragazzi, abbiamo compilato tutti i dati fiscali e proseguiamo. Ok, penso sicuramente dovrò aspettare qualche giorno per poi ricevere tramite email le istruzioni per completare la mia richiesta. Ok ragazzi, la domanda è stata completata, adesso non ci resta che aspettare qualche giorno. Tenete sempre d'occhio però l'email, in quanto potrebbero richiedervi qualche altro documento. Io vi saluto per questo episodio, vi auguro un in bocca al lupo per la vostra richiesta e ci vediamo noi al prossimo video. Ciao ragazzi!